Signori, oggi andiamo a rankare tutte quante le armi di Vanguard basandoci chiaramente su quanto sono forti, su Warzone. Ho tirato un incredibile pugno al microfono. I rank disponibili sono questi qua. Ho lasciato quelli base, mi sembrano abbastanza interessanti. Abbiamo il nostro S tier, top tier meta. Sì, descrive da solo. Meta viable vuol dire ciò che è quasi meta, diciamo. Potenzialmente utilizzabile, situazionale e meme. L'ho lasciato pigliando perché c'era meme e mi faceva parecchio ridere. È la migliore che sono riuscito a trovare. Purtroppo non ci sono i nomi delle armi scritti qua sotto, ma non è un grosso problema, ve li dico io. Via, si parte. Abbiamo come prima cosa la S44. Sinceramente non lo reputo un'arma incredibile. Lo metterei sinceramente in potenzialmente utilizzabile. Uno sniper support con questo sinceramente non è così male. C'è da dire che quello che si trova per terra con il mirino 3x non è nemmeno così male. Lo short medio secondo me è un'ottima arma. Abbiamo qui l'automaton che senza ombra di dubbio finisce in top tier meta. È secondo me la R più forte, anzi sono abbastanza sicuro che lo sia. Una velocità di proiettile ottimo e anche un'ottima velocità di movimento. Insomma, un'arma abbastanza completa. A proposito, uscirà a brevissimo, nel giro di poco tempo, appena tornerà Vanguard Royale, un video nella quale vi mostrerò tutti i loadout meta di Vanguard Royale. Quindi signori, iscrivetevi, chiaramente Automaton rientrerà nel top tier. La carabina Cooper, secondo me è un'ottima arma, la metterei senza ombra di dubbio in top tier meta, anzi in realtà qualche dubbio c'è tra queste due categorie, la metterei qui però, direi che se lo merita, non è assolutamente male. Il bar è un'altra arma, secondo me non male, lo metterei sinceramente in meta viable, nonostante sia un'arma un po' strana perché spara lentissima, secondo me prima o poi al top tier ci arriverà, quindi attenzione al bar. Skip un attimo queste qua, vediamo un attimino se troviamo gli altri AR. NZ41, sono molto molto indeciso, secondo me è tra gli AR più scarsi che ci sono nel gioco. Sinceramente lo metterei in situazionale, non mi sembra assolutamente un'arma molto affidabile, rincula parecchio. Insomma, non mi ci affiderei troppo, la mettiamo lì momentaneamente. Il Volkstrom, insomma, secondo me al contrario è un ottimo sniper support, se non forse la R sniper support migliore dopo la carabina. Lo metterei infatti o qui o qui. Sono molto indeciso. Credo che sinceramente un qua sotto potrebbe anche starci. Un quasi meta secondo me come sniper support ci può stare. STG secondo me non è a livello del top tier meta. Lo metterei comunque in meta viable perché è un'ottima arma dalla lunga distanza, poco rinculo, ma secondo me queste due sono un pochino sopra. Però ripeto, una A alta. Come invece la carabina sta in S bassa. Ok, credo siano finiti gli AR, nel caso poi torniamo indietro. Manca il KG in realtà. Il KG lo metterei in meta... Lo metterei forse addirittura davanti all'STG, perché non l'ho mai provato sinceramente buildato bene, ma quello che si trova per terra a me non sembra così scarso, eh. Mi sembra che non abbia rinculo, quindi secondo me attenzione a quell'arma perché... Secondo me il meta ci finirà. Ok, passiamo ai mitraglioni. Bren, a mio malgrado, sinceramente, top tier meta. Lo odio, ma lo metto lì. Con l'ultimo nerf, sinceramente, lo metterei in la fine del top tier. Però direi che lo metterei lì. Il DP27 lo metterei sinceramente qui in una A alta, perché secondo me è un'ottima arma da long range. Ha tantissimi colpi, ci mette un secolo a ricaricare ed è molto pesante. Però è forte, cioè fa veramente tanto male. Non dormiteci sopra, ecco. Anche se spero che sinceramente in meta non ci entri. Ok, mitraglione ci manca l'MG42 che a me fa schifo. Lo metterei sinceramente in situational perché secondo me non fa danno. Peraltro non so se vi ricordate quando l'avevano appena messo, che c'era quella variante col mirino tutta corta all'inizio di Pacific che sparava così bruttissimo. Credo sia una delle armi, anzi sicuramente l'arma più brutta che ci sia mai stata per terra. Quindi va anche bene che non lo metto in meme. Manca il Whitley, sinceramente non ne ho idea, non l'ho mai usato. Se non quello che si trova per terra, lo metterei sinceramente in qui, nella categoria centrale, quindi la B. Ho aggiunto le lettere, peraltro, la B peraltro sembra una, vi assicuro che è una B, non so perché me le tagliate, perché ho fatto a capo, ma mi piacciono tagliate, vi dirò. Quindi le lasceremo tagliate. Prossima categoria, sembra che il gioco voglia proporci i pompa, e sapete che vi dico, li metto letteralmente tutti in meme. Mi fanno vomitare dal primo all'ultimo. Ce n'è uno in particolare che credo che sia il Combat, che dovrebbe essere... Forse il primo, non lo so. Il combat shotgun non itta, non itta. Cioè tu becchi la gente, il colpo non entra. È assurdo. Poi c'è il revolver che fa solo hit marker. Quello automatico, boh. E la doppietta,
dando nerfata, fortunatamente. Coltello, vabbè, è già buono con l'oranco. Ragazzi, abbiamo perso un mitraglione che era il Type 100. Sinceramente non lo reputo un'arma particolarmente forte. Lo metterei sinceramente qua in situational sempre. La L è finita sotto. Ho fatto del casino, fa niente, mi piace così. Ripeto. Ok, andiamo avanti. Abbiamo i colpo singoli qua, i tattici. Ma ho bisogno assolutamente di andare a confrontarli con quelli di Vanguard, perché... E se vi posso dire la verità, sinceramente mi sembrano tutti molto simili. Io sinceramente non ho avuto l'occasione di provarli bene. So che c'era il G43, quello che si trova per terra, automatico. Quello, se vi posso dire la verità, lo classificherei più alto degli altri, perché comunque in testa forse da 2 colpi, e quando era rotto uno. No, forse ne da 3 in testa. Però comunque mi sembra un pochino più forte degli altri. Qual è tra questi tre? Sinceramente non lo so. Dovrebbe essere questo qui. Mettiamo che questo qua sia il G43 e lo metto qui momentaneamente, ragazzi. Io faccio così, non sono per nulla sicuro sinceramente di quello che ho fatto. C'è qualcosa che non va, vero? Questo che cacchio è? Questo è l'Hitra Burst, perfetto, è quello a 3 colpi. Dove lo mettiamo? Penso qui, sinceramente non è fortissimo. Però devo dire che mi è capitato di dare 2 scariche, quindi secondo me, anche vista la cadenza che ha, non fa schifissimo. Cioè, diciamo che funziona meglio da medio raggio piuttosto che da lungo, nonostante sia un triplo colpo. Quindi direi B, anche se è una E, però B. Quindi abbiamo perso per strada questo, che non so più quale sia, boh, o il Garand o l'SVT, non ho ancora imparato a distinguerli. Dovrebbe essere il Garand questo. Cecchini, e qui c'è da ridere secondo me. E dovrebbero essere Car... Type, Gorenko e 3 linee. Posso dirvi la verità, l'unico utilizzabile è il Car. E lo metterei sinceramente in meta A, non in quello S, perché non è così forte, quindi quasi meta. Dove vi dirò, boh, qui, dai, va bene. Al centro dell'A. Non è assolutamente forte quanto Swiss e Car di MV. Per quanto riguarda gli altri, io metterei il Type in potenzialmente... Non è vero. Qui? Ragazzi, io li metto in meme. Io li metto in meme tutte e due questi. Soprattutto questo, perché fa vomitare. Sì, meme è un po' in ordine casuale, dai. Il Gorenko è impossibile hittare un colpo. Il 3 linee... Il Type è quello che un pochino si difende. Ma, insomma... Vi ripeto, se volete giocare con uno sniper su di Vanguard, giocate col Car, perché è l'unico. La katana, chiaramente, non andiamo a rankarla, vi direi nemmeno pistole e ste robe qua. Insomma, mancano soltanto le mitragliette. Lasciamo perdere tutta sta roba e andiamo con le mitragliette. E qua, ci divertiamo. Ok, partiamo con le 2 più scarse, che sono secondo me il 1900, non mi ricordo che cacchio di numero è, il Thompson insomma, e non è il Type 100 ma lo Sten. Queste due secondo me sono più o meno a pari merito, ma le metterei comunque in una B, perché non fanno schifo, dai, sono comunque utilizzabili. Non stiamo parlando di quando ce l'hai in mano, oh mio Dio come faccio adesso. Step A, qui è complicato già, io metterei nella A... Alta, altissima forse, il PPSH, perché nonostante il nerf, la versione quella in hipfire da vicinissimo scioglie in maniera impressionante, quindi secondo me lo terrei buono lì. Queste tre qui, allora secondo me il Type 100 non è forte quanto, io lo metterei qua sotto, sotto insomma, è sempre ben sopra, in una A alta. In questo momento ci troviamo con 2 mitragliette più 1. La Welgun secondo me è soprattutto, la Welgun la metterei qui al momento, proprio S al secondo posto, subito dietro l'automaton, forse anche davanti all'automaton. E vi posso dire la verità, anche l'MP40, per quanto l'abbiano nerfato, per quanto adesso sembra che faccia molto meno danno, secondo me è quella col movement migliore, anzi sono abbastanza sicuro che sia quella più agile tra tutte, ed è proprio divertente da usare rispetto alle altre. E secondo me merita di stare lì sopra nel meta, dov'è. Ovviamente ragazzi, vi ricordo che questa è una playlist, è molto malleabile perché il gioco comunque è fuori da ormai un po', ma è ancora difficile identificare un meta preciso. Ci sono nerf e buff ogni settimana praticamente, quindi... Ecco, se la guardate già tra un mese, magari potrebbe essere cambiato qualcosa. Manca la Owen, e anche la Owen sinceramente ve la metterei in S tier.
perché secondo me è molto molto forte. L'unica pecca, anzi due vi direi, posso mettere lo scudo in meme perché mi fa ridere, ok? Anche questo, non so cosa sia, tutti, mettiamoli tutti, perfetto, così abbiamo svuotato là sotto. Dicevo, gli unici problemi sono: uno, il mirino in mezzo alle palle, perché ce l'hai qui veramente e non vedi nulla. Ma questo problema lo si sistema grazie al mirino, quello doppio, come dirò nel video che uscirà brevissimo sui loadout di Vanguard Royale. E l'altra cosa che rompe un pochino le scatole è la bassa cadenza. Se smiriamo con Lowen sarà poi difficile recuperare il fight, perché ha una cadenza non super veloce. Detto questo, signori, abbiamo finito. Ragazzi, mi raccomando di iscrivervi se volete vedere il video dei loadout di Vanguard Royale. Sarà secondo me di vitale importanza per multiplayer. Quindi bottoncino qua sotto. Ci becchiamo bella. Non so perché ho fatto così.